Ciao a tutti, sono Surfa ed eccovi una nuova puntata di Curiosity in collaborazione con la Gazzetta dello Sport. Oggi vi parlo di un simbolo della nazionale italiana di calcio. Lui gioca negli States con i New York City ed è il mago delle punizioni. Quindi eccovi la lista delle 10 cose che forse non sapete su Andrea Pirlo. Andrea pensa che la PlayStation sia la seconda invenzione migliore di sempre dopo la ruota. Ha trascorso il pomeriggio prima della finale della Coppa del Mondo del 2006 giocando alla Play. È un amante del vino ed oltre ad essere un esperto, neanche un produttore con il suo brand Pramun Collar. Ogni anno produce 20.000 bottiglie di bianchi, rossi e rosé. Pirlo possiede 5 soprannomi: l'architetto, il professore, il maestro, Mozart e il metronomo. Behram Kayal, il centrocampista del Celtic Glasgow, ha chiamato il suo primogenito Pirlo. Pirlo era famoso per i suoi calci di punizione, che erano chiamati l'ascensore e poi sono stati ribattezzati nella maledetta. Per questa specialità si è ispirato a Juninho Pernambucano, che con il suo Lione ne ha segnate ben 44. Andrea ha raccontato che da piccolo si allenava alle punizioni dentro casa, utilizzando sedie e divani come barriera. Da piccolo il suo mito era Roberto Baggio, con cui ha giocato ai tempi dell'Inter e del Brescia, realizzando quindi il suo sogno. Prima del suo rigore a cucchiaio contro l'Inghilterra, Pirlo ha pensato che Arta era troppo carico e che quello fosse il modo più facile per fare gol. Lo scarpino destro con cui ha segnato il gol decisivo contro il Torino nel 2014 è stato inserito tra i cimeli contemporanei nel Jay Museum. Recentemente ha dichiarato che suo fratello Ivan era più forte di lui a giocare a calcio, ma che non ha conseguito i suoi stessi risultati perché non era costante quanto lui. E queste erano le 10 cose che forse non sapevate su Andrea Pirlo. Ho avuto il piacere di conoscerlo proprio qui da Gazzetta. Ora non vi resta che seguire l'Insovraimpressione, condividere il video, commentarlo e ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su Gazzetta.it per un nuovo episodio di Curiosity.